Buongiorno carissimi amici italiani, da Milano, Parasha Beshalach da Milano. Una cosa abbastanza incredibile di essere qui. Sono arrivata la settimana scorsa, domenica, e abbiamo fatto la masterclass qui al Teatro Franco Parenti, che è stato assolutamente incredibile. Devo dire che era un gruppo di persone splendidi e abbiamo parlato di tante tante cose, anche cose molto spirituali, perché il Rebbe dice che noi dobbiamo vivere con la parasha della settimana. Allora, la parasha della settimana è talmente grande, è talmente importante, è talmente sopra di ogni pensiero che noi, come esseri umani che vivono in questo mondo bellissimo, assurdo, problematico, difficile, non possiamo veramente capire, perché nel momento che si parla del popolo ebreo che sono usciti da Egitto con la mano di Dio, con i 10 piaghi, con un faraone distrutto di quello che ha fatto Hashem per mostrarlo la forza e mostrarlo il discorso: tu non vai a tenere il mio popolo perché io sono Hashem e io li voglio fuori. Allora, noi arriviamo al Mar Rosso e dall'altra parte lui si è disdetto, ha preso i suoi truppi e sta arrivando. Allora noi siamo incastrati veramente e sembra che abbiamo già dimenticato quello che ci ha portato fuori dall'Egitto. E si inizia a dire: ma perché? Ma guardi, adesso noi non viviamo e abbiamo dei problemi, la 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 la. Abbiamo già i nostri dubbi, abbiamo già dimenticato quello che era 3 giorni fa. Siamo usciti con oro, con argento. Siamo usciti in tutti. E adesso dove è Hashem? Dove è la fede? Dove è il discorso che dice: ma se Hashem ha fatto questo per me, perché io mi devo lamentare? Devo sapere che se lui ha fatto quello, l'ha fatto per un motivo e non mi va. Non mi va a lasciare a morire. Impossibile. E ovviamente Hashem fa il miracolo delle più grandi proporzioni che noi possiamo immaginare. Perché il popolo viene da una parte del mare all'altra parte del mare. L'acqua è come un muro e le persone, Israele va dentro, va la strada fatta e arriva dall'altra parte. Mosè fa esattamente quello che dice Hashem: tu devi
mettere il tuo bastone e dire le parole giuste, parlare con il mare. E Hashem ha fatto il mare aprirsi all'inizio, che quando lui ha creato il mondo aveva già fatto il discorso con il mare: senti, tu ti apri quando io ti chiedo, perché il mio popolo deve passare. Noi dobbiamo capire una cosa, è che è molto molto importante, che noi ci dimentichiamo sempre. Quello che succede qui, in questo mondo, succede anche nel mondo di sopra. Hashem ha creato il mondo nostro per avere una casa qui da noi, in questo mondo. Lui ha mandato la Shekhinah di stare con noi qui. Non siamo mai da soli, siamo sempre protetti. La parasha è veramente anche la parasha mia personale, perché è la parasha di Miriam, e io sono Miriam. E Miriam ha un compito molto molto importante, perché dall'età di 6, quando ha messo il Moshe dentro il Nilo e lo ha guardato, lo ha curato e lo ha portato alla mamma, quando la Batia l'ha preso fuori, la figlia del faraone. Ma la Miriam è un personaggio che in questo canto del mare è la donna che unisce, è la donna che ha questo compito enorme di prendere la forza delle donne. E ci sono quelli che parlano che in ebraismo ortodosso la donna non ha un posto altro della cucina e altro di fare i bambini e crescere la famiglia, no. Il Rebbe ha detto e ha supportato e ha voluto che le donne veramente sono Miriam, che la donna ha non solo il compito, di fare il capo della famiglia spirituale, che è un lavoro incredibilmente importante, per dare l'educazione, per dare la famiglia, il calore, per creare un ambiente per Hashem dentro la famiglia. Ma come lei ha fatto alle donne di questo evento, lei fa ancora. E le donne, il nostro tempo, non sono di meno di quello che era lei: grande, potente, spirituali, sopportanti alla famiglia, ai loro mariti, dando tutto di loro stessi per il avvenire ebreo della famiglia. Tutto sta sulla donna, come la donna fa la casa, come la donna fa il mondo
della educazione della famiglia, così sarà. Allora, qui siamo all'altra parte del mare, il mare si chiude, gli egiziani vanno distrutti completamente e si canta questa canzone che è una cosa potentissima e se noi, la Kabbalah dice, se tu sappi quello che tu puoi ottenere giorno giorno dicendo e cantando e intonando e con intenzione usando le parole di questa canzone, tu non sai quanto tu puoi ottenere nella tua vita e quante grazie Hashem è pronto a darti. Allora noi vediamo questo immenso, immenso, immenso miracolo e che cosa facciamo? Stiamo andando 3 giorni e non abbiamo acqua e non abbiamo mangiare e si inizia da capo perché ci hai preso fuori, dobbiamo essere qui perché dobbiamo essere qui, potevamo restare in Egitto. Le conversazioni che fanno gli esseri umani quando non hanno esattamente quello che vogliono al tempo che vogliono. E qui c'è la bellissima storia del manna. E Hashem ci dà il manna abbastanza per ognuno. 2 porzioni per Shabbat. E qui c'è un discorso importantissimo. Perché il discorso di Shabbat entra in un modo molto, molto particolare. Non prendere più di quello che è necessario per te e per la tua famiglia. Non devi prendere di più. Prendi quello che è necessario perché altrimenti si rompe. Non va a star bene. E dice completamente. Tu, Shabbat, devi mangiare, devi essere felice. Devi essere contento, ma non devi fare quello che fai tutta la settimana, perché se lo fai il Shabbat non ti dà, assolutamente non ti dà quello che ti deve bastare per tutta la settimana. Vuol dire che i brachot, i benedizioni che hai durante Shabbat ti benedicano anche i giorni della settimana. E se tu non fai quello che è la regola per Shabbat e tu fai il lavoro che tu normalmente svolgi durante la settimana anche nel Shabbat, e tu non cambi i tuoi abitudini e fai Shabbat come vuole Hashem, tu non puoi chiedere che lui ti dà dopo quello che tu vuoi durante la settimana, perché quello che è suo è quello che vuole lui, che è Shabbat. E le regole di Shabbat, e le preghiere di Shabbat, e il imparare di Shabbat, le conversazioni di Shabbat,
che il mondano a Shabbat non entra. E le cose che tu fai durante la settimana non entrano, ma che esiste un'altra energia, l'energia di Shabbat che Hashem ti sta facendo e ti sta dando. E nel momento che tu inizi l'intenzione e vivi l'intenzione di Shabbat, tu sai che tutto quello che hai bisogno di fare nella settimana sarà già benedetto dal giorno di Shabbat. E allora, le istruzioni sono chiare. Noi abbiamo pane, abbiamo il gusto della manna, quello che tu ami di più. È una cosa interessante di mangiare qualcosa e di pensare, mi va un dolce, ed è un dolce, sento il gusto di un dolce. Voglio un pezzo di carne, mi va la carne quando mangio la manna. Ce l'ho quello. Sono cose veramente difficili per noi da capire, ma con la fede e con la comprensione che Hashem ha il potere di fare tutto quello che vuole. Ah, quello è una cosa che ci dobbiamo mettere nella coscienza, che non esiste una cosa nella faccia del mondo che è veramente nelle nostre mani, che non è Hashem che ha dentro il suo volere. Ma nel momento che tu veramente sai questo e tu vedi in tutte le cose le bene, le cose bene e le cose male, che veramente non ci sono perché cose male non esistono, ma sono lezioni, sono i test che Hashem ci dà, e se tu vedi in tutto quello che c'è qui la mano di Hashem, allora la vita diventa un'altra perché i tuoi occhi sono aperti, come che tu hai visto il mare che si apre, come tu sei andato dentro e uscito dall'altra parte, come tu sei e tu eri e io ero e noi siamo stati insieme a sentire questo miracolo. Quando la tua mente è in quel posto e tu capisci che tutto quello che tu stai facendo o vuoi fare è legato completamente al potere di Hashem, allora con la tua buona intenzione tu puoi ottenere con la grazia di Hashem tutto. Dopo c'è il discorso del Amalek. In tutto quello che è successo, cari amici, ed è facilissimo leggere e essere stupito da quello che veramente succede, e viene Amalek. E che cosa è Amalek? Amalek ha la stessa radice, diciamo, della parola Safek. E la parola Safek vuol dire dubbio. Allora, nel momento
che il dubbio entra e inizia a fare la guerra con la nostra anima, noi siamo nello stesso posto come era il popolo di fronte al nemico Amalek. E qui Hashem dice: si deve agire, si deve combattere. E Mosè dice a Yahushua: fai pronto, perché noi andiamo a combattere. Ed è una cosa molto importante. Se le mani di Mosè rimangono su, vuol dire su a guardare, pregare, connettarsi al cielo, noi vinciamo. Nel momento che le mani vanno su, 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 siamo a posto. Ma se le mani vanno giù e lui è stanco e non può ed è difficile e si sente, sente il peso di quello che sta facendo, allora vince il nemico. Se tu lo vedi, allora tu guardi e vedi le mani su e le mani giù. Ma il discorso spirituale è un altro completamente. Una persona non deve avere i dubbi. Difficile. Difficile. La vita non ci dà il momento dove non c'è dubbio. E Hashem vuole diverso, lui vuole un'altra cosa, lui vuole che noi crediamo nella sua forza, nel suo amore, e lui dice: si deve combattere e combatteremo e saremo in combattimento tutta la nostra vita, tutta la nostra esistenza. E Dio da solo sta combattendo i suoi amici o i suoi nemici. Quelli che dicono: sì, 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 Dio, 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 ma fanno giusto l'opposto. Quelli che vanno in sinagoga o vanno nelle chiese e pregano, ma nella loro vita vivono completamente diverso. Allora quello non è solo la nostra guerra quotidiana, ma è la guerra che Hashem deve vincere ogni giorno contro il nostro dubbio. Ma è sempre noi, siamo sempre noi che dubitiamo, o non pensiamo, o non entra nella nostra mente. Wow, quello è Hashem. Hashem sta lavorando dentro la mia vita. Hashem si sta mostrando a me, Hashem si sta rivelando a me nelle cose che fa nella mia vita, le persone che entrano nella mia vita, il lavoro, il bene e il male, tutto viene da un
da una fonte. E siamo sempre noi, amici, siamo sempre noi a decidere di dove viene. E lo Zohar è molto, molto, molto chiaro nel discorso chi vince e chi perde. E siamo sempre noi. E dopo questo Shabbat era ancora più speciale perché c'era Tu Bishvat. E Tu Bishvat è il discorso di rinascita. Rinascita degli alberi, l'anno nuovo degli alberi. Allora, mettiamo insieme questo Shabbat e vediamo qui non c'è una, tra virgolette, coincidenza. Parashat Veshalach, l'apertura del mare, il manna, Tu Bishvat, Amalek, rinascita, una nuova stagione, gli alberi che iniziano a fiorare in Israele, la Terra Santa, tutto è un insieme per noi a guardare e imparare che cosa è Hashem, che cosa ci dà Hashem. Che cosa mette di fronte a noi per guardare, per connettarsi a Hashem. Amici, sono felicissima di essere qui, sono qui con la mia Torah. Andrò in giro per l'Italia insegnando e parlando e facendo conferenze come voci della pace, voci della Kabbalah, Kabbalah della voce, masterclass. Ma io non faccio niente, è Hashem che fa. Noi siamo i veicoli di Hashem. Per tutto quello che stiamo facendo nella nostra mente, se c'è il discorso io faccio per il mio boss, per il mio Hashem, che mi guarda in tutto quello che faccio, in tutto quello che sto ottenendo nella mia vita, come mi comporto con le persone, come mi comporto con i miei allievi, come mi comporto con il taxista, come mi comporto con persone con cui lavoro. Il discorso è sempre che stiamo parlando di Hashem, stiamo ottenendo le grazie di Hashem e Hashem sta chiamando direttamente da Israele in questo momento. Vi devo dire Shavua Tov, un buongiorno. Una buona settimana, che Dio vi benedica, vi amo tantissimo, tutti, per favore, fate i pensieri, date a Hashem il tempo nella vostra vita di fare quello che lui chiede.
e vedrete la differenza nel vostro avvenire. Shavua Tov.